Ciao a tutti amici xmarvel.com e ben ritrovati da nuovi video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il nuovo mouse da gaming di tipo laser della Nacon, il GM400L. Nacon è un'azienda spagnola nata lo scorso anno e che solo quest'anno si sta insinuando nel mercato italiano delle periferiche da gaming. Partendo dalla confezione troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, la tipologia, il modello del prodotto, ovviamente il logo del brand ed alcune icone che ci ricordano che il mouse è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, da XP fino a Windows 8, ha dei piedini in ceramica, in metallo, rivestiti di ceramica, scusate, un sensore di tipo laser, un piccolo display nella parte sinistra alta del mouse che ci permetta di visualizzare i DPI con cui stiamo lavorando, un sensore Avagon 1500 con risoluzione massima di 6000 DPI e un piccolo sistema di tuning del peso tramite dei pesetti che vedremo nel corso di questo unboxing. Nel retro della confezione sono riportate in maniera scritta le caratteristiche del mouse, tra cui riportateci anche in lingua italiana. Sono riportati ovviamente i sistemi operativi compatibili. Ai lati troviamo la solita dicitura presente anche nella parte frontale, sia nel lato destro che nel lato sinistro. E abbiamo anche la possibilità di visualizzare il mouse contenuto all'interno. In questo caso l'ho già abbiamo estratto per comodità. Quindi nel bundle del GM400L troveremo una quick start guide, un classico CD-ROM con il software e i driver di gestione del mouse, una comoda borsetta in tessuto per trasportare il mouse eventualmente volessimo andare da qualche amico a giocare, i pesetti in metallo con rivestimento in ceramica che aumenteranno la scorrevolezza sul mousepad sia in tessuto sia in alluminio, ed dei pesetti poco trattati, quindi sono dei semplici pezzetti di alluminio che verranno montati all'interno del mouse se vogliamo aumentare il peso complessivo del mouse stesso. Ed ovviamente il Nacon GM400L, il mouse. Come possiamo vedere, ha una superficie nero opaca, non è nessun trattamento di superficie, quindi non c'è una superficie soft touch o quant'altro. Troviamo nella parte arretrata il logo della Nacon che si illuminerà del colore che noi sceglieremo tramite il software di gestione che vi mostreremo durante la recensione scritta. Nella parte alta troviamo il classico scroll di tipo cliccabile con il classico rivestimento in gomma per migliorare il grip, il plus e il minus per aumentare e diminuire i DPI massimi e il tasto per registrare le macro. Lato sinistro, che poi comunque la parte alta, troviamo questo piccolo display che ci mostrerà i DPI con cui stiamo lavorando in quel momento con il mouse, mentre nella parte sinistra troviamo questa piccola rientranza che ci permetterà di appoggiare il pollice. Infatti il Nacon GM400L è un mouse con presa palm grip, come possiamo vedere, e ovviamente sono presenti i classici tasti avanti e indietro che poi potranno essere personalizzati eventualmente. Nella parte destra un'altra piccola scanalatura per appoggiare sempre le dita della mano, la dicitura che ci riporta il modello e la tipologia di mouse. Nella parte anteriore troviamo due piccole aperture che sono trasparenti però di tipo opaco che si illumineranno tramite il LED presente all'interno del mouse, sempre dello stesso colore che abbiamo scelto insieme al logo dell'azienda stessa. Nella parte inferiore troviamo finalmente i quattro mousefit di forma rotonda, realizzati in metallo con superficie in ceramica per aumentare la scorrevolezza sul mousepad. Al centro troviamo il sensore che è di tipo laser, un Avago 9500 che ci permetterà appunto di portare i DPI del mouse fino a 6000. E nella parte più bassa troviamo questo piccolo sportellino che ci permetterà di apporre appunto i vari pesetti per aumentare il peso complessivo del mouse. Il cavo di collegamento è rivestito in trecce di tessuto e il connettore, riportando sempre il logo dell'azienda, è placcato in oro.
Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto da tutto lo staff.